dalla gelata dell'85. Lì per tre campagne siamo stati, però da allora non c'era stato un calo in questa maniera. Però con le piante sane non c'è mai stato un calo così. Un'annata così nera per la produzione di olio nell'Aretino non si vedeva da oltre 30 anni, con un calo medio che supera di gran lunga il 50% rispetto alla normale produzione, colpa del caldo eccessivo e della siccità. Si perde un 85% del raccolto. Quel poco che c'è è di ottima qualità, però è poco. Quali dovrebbero essere solitamente le dimensioni dell'oliva? Il doppio. Tutta l'estate che è stata tutta una serie di conseguenze, dalla sfioritura fino a oggi. Compensa però la qualità, che si prevede ottima. L'olio è di ottima qualità, quel poco. Le rese sono abbastanza, siamo sui due punti più della media di questo periodo qui, però non, anche se c'è questo aumento della resa, non riprende quello che manca della produzione. Dunque poco olio ma buono, e fortunatamente quest'anno non si è vista la mosca olearia. Non c'è stato nemmeno le prime generazioni, perché si era sempre sopra i 30 gradi, quindi la mosca sopra i 30 gradi, non, anche se ha deposto pochi uova, ma anche quelli che ha deposto non sono fertili, quindi non ci sono state le generazioni per fare i danni. Si viene da delle annate difficili, insomma le ultime non sono state particolarmente favorevoli per la produzione di olio. No, infatti sono quattro campagne che vengono quasi perse, una per la mosca, poi l'annata dopo c'era poca produzione per l'alternanza degli olivi. L'anno scorso si è avuto un altro attacco di mosca e la grandine tre volte, poi quest'anno la siccità, quindi sono quattro campagne ora che si lavora sulla metà della produzione o anche meno. Che significa questo calo per un'azienda agricola? L'azienda agricola professionale significa tanto, perché non ci sono fondi per continuare a fare le spese, quindi dopo vengono ridotti i lavori che vengono fatti sull'oliveto o sull'azienda. È una conseguenza che c'è sempre meno produzione e non vengono fatte le regimazioni delle acque, vengono abbandonati tanti olivi, quindi dopo quando piove l'acqua arriva più velocemente a valle, fa più danni, quindi è tutta una conseguenza negativa.